Qual è il capitale necessario per poter iniziare a fare trading? Questa è una domanda che ricevo un'innumerevole quantità di volte e per questo motivo ho deciso di condividere questa riflessione con voi. È una domanda che ovviamente viene di più da farsi a chi approccia per la prima volta il mondo del trading. Non sapendo molto bene di che cosa si tratta, uno dice: ma non è che per avere successo, per riuscire ad ottenere qualcosa, devo avere un capitale stratosferico? Ed è una domanda assolutamente lecita. Ovviamente bisogna capire che cosa ci si sta chiedendo davvero, ovvero io voglio iniziare a fare trading nel senso voglio approcciare il mondo del trading, capire come funziona e imparare a fare esperienza, oppure mi chiedo se ci vuole molto capitale per poter vivere di trading, che è una cosa estremamente diversa. Oggi affronteremo in questo video entrambe queste domande nel modo più razionale possibile. Vi presenterò la mia visione e cercherò di incanalarvi nella direzione corretta e nell'approccio corretto nei confronti del trading, senza illusioni, con i piedi per terra, con estrema, estrema concretezza, e vedrete, sarete contenti alla fine del risultato. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come sapete io tengo molto anche alla fetta di newbies, diciamo così, del mio pubblico, ovvero coloro che stanno approcciando il mondo del trading, del crypto trading per la prima volta, e quindi questo video è dedicato soprattutto a voi, ma non solo, perché poi sono curiosità che possono interessare tutti quanti. Oggi andiamo a vedere un po' l'approccio solitamente iniziale al mondo del trading e uno dei principali ostacoli, ovvero il capitale necessario. Questo mito, no? Cioè, che se tu non sei già straricco, se non hai un capitale enorme, il trading puoi fare a meno di farlo. Questo è un mito sbagliato che si contrappone al mito altrettanto sbagliato che con poco capitale e relativamente poco tempo si può fare tanti soldi. Oggi, ovviamente, prendiamo la strada di mezzo, la strada della razionalità, e cercherò di farvi capire che ovviamente non c'è solo il bianco e il nero, ma c'è anche il grigio, che è soprattutto la realtà dei fatti, ovvero il trading è un cammino lungo, tortuoso, ricco di difficoltà e che necessita come unica cosa fondamentale l'esperienza, perché si può leggere, si può studiare, si può arrivare credendosi già un Warren Buffett della situazione, ma poi ci si scontra con la realtà dei fatti, che quando si prova con i propri soldi alla mano si capisce che non è esattamente come ce lo aspettavamo, e quindi questa è la componente esperienza. Se volete una mia opinione, il trading è 10% teoria e studio, diciamo così, e il 90% esperienza, anzi l'85%, perché poi c'è un 5% di fortuna che c'è sempre un po' dappertutto. E quindi oggi scopriremo che anche con un piccolo capitale si può, e vi spiegherò anche il motivo, iniziare a fare trading nel senso di esperienza, che è ciò che ci serve poi per aver successo nel lungo periodo. Prima di iniziare, però, vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, che a voi non costa nulla, ma per me conta veramente tanto. Iscrivetevi al mio canale e cliccate anche attiva tutte le notifiche per ricevere le notifiche ogni qualvolta carico un nuovo video ed essere sempre i primi, sempre sul pezzo. E infine seguitemi sugli altri canali social di cui trovate tutti i link giù nella descrizione. Allora, cosa serve per iniziare a fare trading? Serve forza di volontà, serve una base, ovviamente, e serve un po' di capitale. La domanda che ci ponevamo, ovvero quanto serve, è una domanda che secondo me paradossalmente passa in secondo piano, perché anche con un capitale ridotto, che possono essere 100 euro, 200 euro, 500 euro, si può già iniziare a fare trading e imparare a fare trading, soprattutto perché iniziare e imparare spesso sono esattamente la stessa cosa. Spesso mi succede di sentire persone con cui converso, mi capita molto spesso, che mi dicono: ma io ho letto questo libro, ho visto questo corso, ho visto tutti i tuoi video, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi sento pronto, quanto capitale dovrei utilizzare? E il suggerimento che io gli do è: usane il meno possibile. Per quale motivo? Ma perché semplicemente all'inizio puoi arrivare più studiato che mai, però sempre delle performance scarse otterrai, e vi ho fatto anche la rima. Per quale motivo? Ma semplicemente perché non si ha la consapevolezza di quello che approcciare il mercato significa. Il trading non è applicare un'analisi che si è studiato e trasporla esattamente sul grafico e sperare che tutto vada come previsto, ma è un qualcosa di molto molto più complesso. Abbiamo
innanzitutto uno scontro con noi stessi, con la nostra componente emotiva, che significa il capire come noi reagiamo a certe situazioni che si traducono poi con l'apertura di una posizione sul mercato. Significa io sto ho aperto una posizione, ok? Sono long, sono short, ho acquistato, ho venduto. Come mi sento? E questa è la prima cosa di cui devo prendere assoluta consapevolezza. E se lo faccio con un capitale troppo alto, e qui torniamo alla nostra domanda di origine del video, questo è sproporzionato e spropositato. Allo stesso modo, se lo faccio senza capitale, quindi con un demo account, questo è spropositato nell'altro senso. E quindi il giusto capitale per iniziare a fare trading è un capitale ridotto, ma non nullo, ok? Deve essere una perdita che sentiamo, quindi una perdita che ci fa in un certo qual modo aver paura della perdita stessa, ma non una paura esagerata, perché altrimenti significa che sto rischiando troppo, e neanche una paura inesistente, perché io in realtà sto rischiando zero. Quindi una paura concreta che si pone in piccola dose. Per darvi una cifra, una perdita che mi posso permettere è 200 euro, per dire. Non so, mi immagino una persona media che se anche li perdo tutti, non succede nulla. Se poi ovviamente non è che in una sola posizione, attenzione, li posso perdere o non perdere tutti, ma qui ci arriviamo tra poco. Ma in ogni caso, se riesco comunque a utilizzarli per fare esperienza, è il miglior investimento che potrò mai avere fatto, e ve ne renderete conto poi con gli anni. Poniamo un esempio, ok? Ragionando, se avete già visto i miei video sulla gestione del rischio saprete di cosa sto parlando, ma ve lo faccio in breve. Prendo il mio capitale, abbiamo supposto di 200 euro, e lo divido in tanti piccoli lotti di 10 euro l'uno, ok? Utilizzo il 5% per ogni trade. Quel 5% sarà il mio capitale a rischio, supponendo di ragionare con una logica di capitale a rischio. Cosa faccio? Comincio ad aprire le mie posizioni e ad applicare la mia politica di risk management, perché io avrò studiato il risk management, spero. Se non l'avete fatto, non iniziate neanche a fare il trading, ma andate direttamente a vedere i video sul risk management. Comincerò ad applicare questa politica sulle mie strategie, che anche quelle ovviamente le dovrò iniziare ad imbastire, e vedo come reagisco io sul mercato, perché l'esperienza è esattamente questa. A fronte di una posizione che io apro, a fronte di un rischio di perdere 10 euro, ma comunque al di là di quei 10 euro c'è proprio l'idea di aver sbagliato io più che la perdita del capitale, che se si traduce con capitale reale diventa anche una perdita di capitale e quindi si amplifica. Se invece parliamo di capitale fittizio, rimane un qualcosa di per gioco, ok? È non reale contro reale, è questa la grossa differenza che mi porta a consigliare poi di utilizzare sempre anche all'inizio capitale reale in piccole dimensioni, come abbiamo detto prima. E quindi questo inizierò in questo modo a provare ad aprire posizioni, vedere come va, vedere, segnarmi le mie percentuali, segnarmi i miei guadagni, le mie perdite, dove sbaglio, dove non sbaglio, compilare il mio trading journal, ok? Questa è come se fosse una fase di test, analogamente come la faccio per le strategie, per me, ok? Quindi un inizio con le mie strategie che ho in mente, che magari ho già backtestato con capitale fittizio, perché sì, il backtest si fa in quel modo. Voglio provarle per la prima volta con capitale reale, metto un capitale limitato per vedere come reagisco io a tutto questo, quindi se mi trovo bene con quella strategia o no, per la frequenza con cui mi fa aprire posizioni, per come mi fa sentire, per come mi sento quando chiudo una posizione in guadagno, in perdita, e scopro appunto come reagisco io al trading. È il primo approccio. Questo primo approccio è fondamentale perché mi fa capire se io sono portato o no. Innanzitutto, sono portato significa che riesco a rimanere razionale, riesco a rimanere inflessibile, riesco a superare magari anche delle serie di perdite contestualizzandole nella strategia che sto utilizzando. Quindi ho fatto una serie di n perdite, ok, devo reagire in un certo modo se la mia strategia lo prevede, se non lo prevede non reagisco. Insomma, devo riuscire a seguire il mio piano. Riuscire a seguire il piano è il primo risultato che devo ottenere. Se lo ottengo, ok, quello l'ho passato. Se non lo ottengo, devo iniziare a lavorare su quello, quindi iniziare a lavorare su me stesso, sulla mia psicologia, provando a trovare il modo di adattarmi ai piani che io ho e alle strategie che io ho, se necessario rilassandoli un po'.
Supponendo quindi di utilizzare una strategia di trading molto frequente, che mi apre e chiude posizioni molto frequentemente, e vedo che io non riesco a stare tranquillo e sereno rispettando quel piano, lo cambierò, magari aprendo meno posizioni, cambiando il time frame da più breve a più ampio e cercando di venirmi incontro, di venire incontro tra me e la strategia stessa, trovando un punto medio che funziona. Una volta che avrò trovato quel punto medio che funziona, allora riuscirò poi da lì a fare dei passi avanti e lavorare per migliorare quella strategia lì o affiancargliene eventualmente anche delle altre. Questo è il primo grande passo da fare per riuscire a impostare una strategia di trading che possa funzionare. E per fare questo, ovviamente, serve tanta tanta esperienza. Riuscire poi, con un capitale piccolo anche a vedere che porto a casa dei risultati sul lungo periodo, non illudetevi subito dopo che fate 2, 3, 4, 10 trades azzeccati di incrementare il capitale, di svalangare giù con migliaia e migliaia di euro. No. Rimanete umili e continuate col piccolo capitale che avete allocato all'inizio e vedete come muta nel tempo, perché una vera prova per un trader non è un mese, non sono 6 mesi, ma è un periodo più lungo. Quindi bisogna mettersi in testa che il periodo iniziale è un periodo di prova e il periodo di prova dura tanto tempo. Quindi bisogna avere una numerosità di campioni che sono le nostre operazioni su cui valutarci, lavorare e capire quali sono i profitti e le perdite. Per fare questo è indispensabile avere un capitale piccolo, non esagerato per i motivi che abbiamo detto prima, ma trattarlo esattamente come se fosse 1 milione, ok? Perché? Perché lavoriamo e ragioniamo in termini percentuali, in termini di multipli del capitale a rischio ed è quello che poi andiamo ad annotare sul nostro diario di trading ed è poi da lì che possiamo eventualmente scalare la nostra attività in futuro, quando vediamo che abbiamo ottenuto dei risultati molto molto chiari e soprattutto costanti secondo le regole che abbiamo visto poi nei nostri altri video sull'equity line regolare, sul fatto che non superiamo un certo drawdown, insomma. Non voglio oggi scadere in tecnicismi, voglio però indirizzare appunto magari un neofita che è arrivato qua e si sta chiedendo: io voglio iniziare a fare trading, non so che idee tu abbia in testa, però mettiti in testa che non è la dimensione del capitale iniziale che definisce il tuo successo sul lungo termine, oppure la tua possibilità di fare o non fare trading. Il capitale iniziale serve solo per fare esperienza su di te, per tarare te stesso sul mercato. Dopodiché potrai scalare. E la domanda che viene dopo, ovvero ma io potrò mai vivere di trading? La risposta potrà anche essere sì, però è un obiettivo che è talmente lontano che secondo me rischia di distoglierti dalla realtà. Quindi all'inizio, per evitare sempre di essere oberato dalla paura di sbagliare, di perdere soldi, di perdere posizione, visto che una cosa che imparerai nel trading col tuo capitale ridotto iniziale, del sperimentale, insomma, di esperienza, è proprio la discontinuità dei risultati, il fatto che a volte va bene, a volte va male, può andare male per una serie di volte a fila. Bisogna saper preservare il proprio capitale, anche se piccolo, anche in quelle situazioni lì. E quindi questo ti farà scuotere un po', dire: ma caspita, io pensavo di poter avere un risultato costante nel tempo. E poi in realtà spesso e volentieri potrebbe non essere così. Bisogna rendersi conto di tutte queste cose, perché quando si arriva studiati, diciamo così, dopo aver letto tanti libri, ci si tende a sopravvalutare, che è un errore catastrofico da fare nel trading, perché chi si sopravvaluta va a finire che ottiene risultati inferiori alla media. Quindi capitale moderato, poche centinaia di euro, considerandoli un investimento per la propria esperienza che con buona probabilità andranno inizialmente persi. Quindi un investimento formativo, ecco il costo del corso migliore che farete mai nella vostra vita perché vi dà esperienza. In seguito iniziare appunto la strada dell'esperienza, compilare il vostro diario di trading, adattarvi ad una strategia, non mollare, non farvi prendere dalla voglia di aumentare il capitale prima di aver sperimentato almeno un anno di trading e infine potrete prendere le vostre decisioni guardandovi indietro e direte: ma ne è valsa la pena di arrivare fin qui? Sicuramente se ci siete arrivati direte di sì. E adesso cosa faccio? Valutate i vostri risultati e se siete pronti fate il passo successivo, ovvero scalate un po' il capitale, ma anche lì senza fretta, un po' alla volta,
in base sempre alla vostra esperienza, alla vostra prontezza a reagire ad un capitale di quel tipo lì sul mercato sul quale state operando. Voi come vi comportereste, come vi comportate oppure come vi siete comportati al vostro inizio? Commentate qua sotto che voglio sentire la vostra esperienza e condividerla con chi ci segue. Vi ringrazio di avermi seguito, vi faccio un caro saluto e alla prossima!